record di incassi per l'edizione 2016 del mercatino dei ragazzi del Calcit edizione scuole svoltosi presso l'Arezzo Fiere Congressi. L'incasso totale è di 31.250 euro, un nuovo record appunto per questa edizione speciale che ha ricevuto il contributo di numerosissime presenze di pubblico e soprattutto la collaborazione di tanti attori. In primo luogo i ragazzi, le scuole, gli insegnanti, i genitori, ma anche le forze dell'ordine, la delegazione del Calcite di Via Fiorentina e gli amici dell'isola, nonché tante altre associazioni di volontariato che operano in campo sociale e parasanitario. Qui bisogna dare merito, se facciamo queste due giornate, ai collaboratori di Via Fiorentina e agli amici dell'isola che si impegnano da mattina alla sera. Ieri sera saranno andate, l'ha detto, mezzanotte. Quest'anno c'è una partecipazione maggiore delle scuole, le scuole di danza non se ne parla perché veramente sono grande successo, perciò penso che questa, ripeto, che è un'occasione unica per la nostra città di far incontrare tanti mondi. Stamattina abbiamo tutte le forze dell'ordine che sono a disposizione dei ragazzi, perciò credo che sia non solo un'occasione per raccogliere fondi per il Calcite, che sono sempre e comunque necessari, ma sia una grossa occasione anche per la nostra città da utilizzare. È un'iniziativa interessante, bella, di solidarietà, di comunità. È un'iniziativa che ci ha fatto riflettere anche sull'educazione stradale, sull'educazione civica, nel rapporto importante, nella collaborazione stretta col mondo della scuola. L'ho detto anche prima, la scuola è il luogo dove si insegnano molte cose, ma anche e soprattutto in alcuni momenti il rispetto delle regole. Una scuola che non rispetta le regole non vale granché. E allora questo è importante perché è un messaggio che riguarda l'educazione stradale, riguarda l'educazione civica, ma riguarda tutta l'educazione che fa una comunità. E poi è molto bello vedere le forze dell'ordine, le divise alleate dei cittadini e i cittadini che si fanno alleati delle divise.